Buonasera, buonasera e benvenuti a Storie, le emozioni della vita. Questa sera con noi c'è il professore della Porta Accanto che è salito fino all'Olimpo della narrativa italiana raccontando la vita con gli occhi di un pazzo. Lui lo chiama un cocciamat, un pazzo che però ha un dono, il dono di dire sempre la verità. A Storie, Remo Rapino. Buonasera professore, come sta? Bene, bene, grazie. Benvenuto professore, è un piacere averla qui e io la ringrazio davvero tanto per aver risposto al nostro No, invito. a me è un piacere essere qui, Allora, quindi cominciamo siamo subito. pari. Ascoltiamo le parole di Federica Peluffo, la bravissima conduttrice di Fidati di me, il programma del mercoledì in onda qui su Rete 8. È lei la voce delle nostre introduzioni. Poi noi ci facciamo una chiacchierata. Da prof di filosofia e storia e poi un'altra vita da poeta e scrittore. Remo Rapino, lancianese, ha stravinto il premio Campiello con il romanzo Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio, mettendosi dietro i grandi della cultura. E attualmente gira l'Italia come una trottola tra presentazioni e dibattiti. In arrivo, a stretto giro, un altro romanzo. Al primo posto, Remo Rapino, Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio. Remo Rapino! Professore, una curiosità per cominciare. Nella vita di tutti i giorni, quando va a spasso nella sua Lanciano, quando va al bar a prendere un caffè, lei che ormai è uno scrittore affermato, è una persona che si emoziona facilmente oppure è un tipo razionale che tiene a bada le proprie sensazioni? Ma l'emozione è una parte della vita di ognuno, insomma. Naturalmente le emozioni poi vanno anche riflettute, vanno ripensate. Io mi emoziono nel senso che sento dentro delle suggestioni, il piacere che gli altri in qualche modo siano contenti di incontrarmi, come sono contenti di incontrare loro. Quando mi chiesero a Piazza San Marco qual è la mia sensazione, io risposi: sono felice di essere felice. Credo che questo valga per tutti gli incontri, per la vita quotidiana, quando incontro gli amici, quando cammino. Ecco, mi fa bene camminare nella mia città, incontrare le persone, sapere che mi salutano. No, è stato anche bello scoprire che molti non sapevano che io avessi questa passione per la scrittura. Se ne sono accorti soltanto con te. Io non ho fatto mai molto per esprimere, diciamo, all'esterno queste sensazioni, questa passione, quindi sì, mi emoziono, però non lo do sopravvedere. Quindi non la vedremo imprecare, disperarsi, piangere, No, ridere. mi emoziono come ci si emoziona una partita di calcio, allo Bene. stesso modo, come stare in curva e guardare la propria squadra, si emoziona in quel modo. Bene, professore, allora funziona così. Io adesso lancio una foto, la guardiamo e ne parliamo insieme. Vabbè. La prima è questa. Professore, che stava facendo qui? Dunque, questa è una foto di questa mia figlia Piera e mia nipote Daria e stavo cercando di spiegare come l'ombelico sia il centro della nostra vita. Professore, che papà era ai tempi di questa foto? Ma era un papà che è rimasto un po' ragazzo, quindi penso di essere stato un buon papà, di esserlo ancora. Quindi ero un uomo con i capelli da ragazzo, come dicevano Fossati nella sua canzone. Era un amico per i suoi bambini, un compagno di giochi, oppure era un po' severo? Sì, ma no, la severità è fatta anche di giochi, è fatta anche di
di intuizioni, diciamo così, di momenti, insomma, quindi la severità non è qualcosa che tu puoi programmare. Ero un padre, sono stato padre molto giovane, quindi sono stato un padre distinto, direi, ma a volte l'istinto aiuta molto. Sicuramente. Adesso che papà è con i figli che sono ormai grandi? I figli li vedo sempre di meno. Mia figlia vive a Bologna, ha due bambini, e io quindi ho due nipotini stupendi, meravigliosi, Mille e Olivia. E mio figlio Andrea vive a Lanciano, ogni tanto ci si vede, ci dà una pacca sulla spalla, come due vecchi amici di ritorno dal fronte, e quindi si sta bene con loro. Con i suoi nipotini invece? Con i miei nipotini è una dimensione nuova, sono tornato in qualche modo un papà, insomma. E quindi io quando ero, Andrea era molto piccolo, io ho fatto il militare in Sardegna, quindi mi sono perso delle cose molto importanti, le sue prime camminate, le sue prime parole. Quando sono tornato a casa, insomma, ho cercato di recuperare, l'ho fatto con i miei nipotini, con Milo e Olivia, che sono due bambini eccezionali, insomma, con cui parlo, con cui vado in pizzeria come se fossimo coetanei, insomma, a volte, con cui ci gioco, e quindi a volte si dorme pure insieme quando capito a Bologna, e allora è molto bello, mi rendono veramente molto felice, quelli mi emozionano. Professore, nel suo libro lei parla di suo padre, lei lo ricorda sempre con tanto affetto, mi racconta un episodio? Beh, con mio padre ce ne sono tanti, insomma, no? Quando ero ragazzo ricordo che lui era maestro e il giorno di carnevale si vestiva da arabo e quindi usciva tutto truccato con un vestaglione, e quindi mi ricordo, mi faceva un po' impressione vedere, andava a scuola proprio in quel modo, insomma. Poi tutte le volte che si andava allo stadio insieme, io lo andavo a prendere ogni domenica, insomma, si andava a vedere le partite. E poi mi ricordo soprattutto, e lui era molto più tifoso di me, questo sì. Ah, addirittura? Sì, sì, si arrampicava alla recinzione, mi ricordo con quella bandiera Lanciano vecchia rosso-nera, che lui apparteneva al quartiere dei Bastioni di Lanciano. Era abbastanza, mi pare era divertente da questo punto di vista, e si stava bene, si bastava poco per capirsi. La cosa che ricordo di più, è un po' triste, però è vera, è reale, è stata l'ultima estate passata insieme. Io spesso, tutti i giorni andavo a casa sua, lui non stava bene, ci si metteva al balcone, finalmente lui poteva fumare, mentre mia madre andava a dormire, approfittava di questa piccola libertà. E poi si parlava di quando si era giovane, quando era giovane lui, insomma, delle sue partite a calcio, del rigore famoso parato a Tondodonati, una partita del 46, Tondodonati del centravanti del Pescara, della Roma. E mi ricordo dei racconti che mi faceva delle giornate ottobrine del 43, che ho riportato nel libro quasi interamente, ricordando le sue parole, perché lui aveva 17 anni, anche Liborio 17 anni nel 43, non a caso lo faccio nascere lo stesso anno di mio padre, e quindi quelli sono stati momenti molto... Ho capito che a lui piaceva parlare dei suoi anni giovanili, e quindi gli facevo sempre le stesse domande e lui mi dava sempre risposte diverse comunque, non ho mai capito bene qual era la verità. L'importante però è che lui parlasse, che quindi ci si dicessero delle cose che ci tenessero ancora più vicini, ancora più stretti. Professore, se suo padre fosse qui ora e lei potesse dirgli qualcosa, cosa gli direbbe? Ma non lo so, io mio padre, della verità, l'ho visto anche in Piazza San Marco, l'ho visto molte volte, cioè immagino, le sue prime parole durante la conferenza stampa sono state per lui, niente, gli direi facciamo due passi, parliamo un po', mi piacerebbe che fosse qui per dirgli le cose che non ci siamo detti. Perché questo è quello, il rimpianto più grande, che vorrei che mio padre fosse qui per parlare ancora con lui di qualsiasi cosa, ma per parlare, per non stare in silenzio. L'assenza è sempre una forma del silenzio che è dolorosa, che è fatta di nostalgie, di ricordi, di memorie, anche dolci. Però se fosse qui gli direi questo, parliamo e basta. Sediamoci e parliamo, solo questo gli direi. Cambiamo foto, professore. Guardi, questa è una classica foto da professore. Dov'era qui? Questo è il liceo classico, era la finale del torneo di calcetto,
e quindi niente, mi coinvolsero ogni anno come arbitro. Ah, bene. Qualche volta ho anche giocato, insomma, con risultati disastrosi, perché ragazzi 17-18 anni, beh, molto bravi. Ricordo anche quel vecchio preside a cui ho voluto tanto bene, Romualdo Cefalo, una volta giocavamo con questi ragazzi, ci divertimmo un sacco. E qui ero arbitro in questa partita e ho dato una punizione forse errata, non lo so, c'era una protesta, sto ragazzo si ripara, insomma, non lo so. Professore, che tipo di insegnante era? Era un insegnante severo oppure era un insegnante amico, un po' permissivo, uno di quelli che gli studenti apprezzano? No, quando, vabbè, guardando questa foto, chissà che impressione do. Comunque, niente, ero... No, quando, come insegnante sono stato mai severo, perché ho sempre insegnato senza mai dimenticare di essere stato anche studente. Questo è fondamentale per un insegnante, mai dimenticare di essere stato anche studente. Poi la severità è un concetto così confuso, così soggettivo, non so cosa voglia dire. Bisogna essere seri. Quando insegnavo le mie materie, a cui ero molto legato e che avevo grande, grande passione per la filosofia e per la storia, e ero un insegnante che cercava di essere serio e di trovare il buono in ogni ragazzo, perché ogni ragazzo aveva la sua parte di bontà, scolastica e non, e quindi questo era molto, molto importante. Quando entravo in una classe, scrivo sempre una lavagna che la filosofia nasce dalla meraviglia, bisogna meravigliarsi delle cose, e quindi prendevo una frase di Aristotele e da lì cominciavo il mio discorso filosofico, che durava 3 anni con questi ragazzi. C'è un'altra frase che diceva ai suoi ragazzi, una frase sua che diceva ai ragazzi? Beh, no, io a volte di frasi ne dicevo tante, spesso mi esprimevo anche in dialetto in classe, mi piaceva tantissimo, a volte facevo dei piccoli esperimenti cercando di spiegare la filosofia in dialetto, e quindi non in lingua, i ragazzi si divertivano molto. Era il modo per accorciare le distanze? Ma no, le distanze erano già, io sono stato pochissimo seduto in cattedra, forse ho fatto più chilometri camminando in tanti anni di scuola che non andando a spasso per la città, e quindi ero abbastanza libero in questo senso. No, ma cercavo di coinvolgerle anche con cose che sembravano strane, non so, quando spiegavo la storia di certi anni, un mio amico Stefano Barbati, un bravo chitarrista, a suonare le canzoni di quegli anni, di Dylan, Woodstock, per far capire come la musica era una parte importante della storia, era un veicolo per capire la storia di quegli anni, insomma. E quindi anche quando sono andato in pensione non ho fatto nessuna festa, ho fatto un concerto a scuola con musicisti molto bravi, e nella Una Magna, in cui ho fatto la colonna sonora della mia vita, partendo dai cantautori degli anni 60, passando ai complessi rock, fino ad arrivare ai nostri giorni, insomma. E quindi è stata una cosa, non ho festeggiato con i colleghi. Festeggiato con i ragazzi? Ma sì, con i colleghi sì, era inutile farlo, insomma, no? Quindi facevo con i ragazzi, loro hanno fatto la torta. Bene. E quindi niente di più. Professore, che effetto fa vincere il premio Campiello? Ma no, io guardo, non sono stato particolarmente sconvolto, prima perché sono stato lì molti giorni, sono stato un po' penalizzato dal Covid, perché in effetti il Campiello presuppone che si vada molto in giro, e quindi ho fatto delle puntate a Cortina, a Vicenza, a Venezia naturalmente, ho visto che quest'anno hanno girato molto con i finalisti, addirittura fino a Parigi sono andati un po' dappertutto, quindi in molti, moltissimi posti. Io invece siamo con i miei. Però non è stata una cosa molto sconvolgente. Prima perché ho incontrato due amici, due scrittori molto bravi, Sandro Fizziera e Adezeno di Torino, che con cui è stata subito amicizia, dai primi giorni, dalle prime ore, diciamo. Abbiamo cominciato a ridere per neanche per niente. Quando si ride con una persona che non hai visto mai, vuol dire che c'è un buon veicolo per fare amicizia, per divertirsi, e ci siamo divertiti in quei giorni. Poi c'era Francesco Guccini, che è un po' la colonna sonora dei miei vent'anni, con cui abbiamo cenato qualche volta, fatto colazione insieme, e si parlava, quindi non è stata una cosa... A dire la verità non mi aspettavo di vincere il Campiello, perché è un premio che è legato a centinaia di votanti in tutta Italia.
il mio, anzi, quando mi dissero che ero finalista, ho avuto anche un, perché la casa editrice non mi aveva avvisato di aver mandato il mio libro al Campiello. È stato un anno particolare, perché c'era finalista al Campiello, allo Strega, finalista al Premio Napoli, al Premio Sila a Cosenza. Sono stato, sapere che in quegli anni, in quei giorni mi dicevano che cosa avevi voluto scrivere, fatto, guarda, se stando qui già pensavo di, che avrebbe vinto Guccino o qualche altro. Sto scrivendo un piccolo racconto che è relativo a tutti i premi in cui sono finalista e si chiamerà Il finalista perdente. E invece, poi in effetti ha portato fortuna, perché è stata una votazione molto molto intensa, diciamo, io e Sandro Frizziero, lui era avanti, poi l'ultimo scrutinio ha portato tantissimi voti, e quindi ho fatto un balzo in avanti notevole, ho vinto con largo margine, però insomma alla fine questo è il presidente della Confindustria Bonomi, forse non sono stato molto contento perché facevano dei filmati relativi al libro e partiva con dei pugni chiusi delle manifestazioni dei metalmeccanici con bandiere rosse, insomma è stata un po' una cosa che l'avrò un po' sconvolto, penso. E quella è la bravissima Parodi, Cristina Parodi, che è la presentatrice, insomma, ci ha fatto molto bravo, molto professionale. E quindi, niente, la prima domanda che mi hanno fatto in sala stampa, a parte che di aver dedicato la vittoria a mio padre e di aver, che avrei voluto vederlo lì, la prima domanda classica, se ero emozionato, la mia risposta è stata questa. Mi è uscita così spontanea, però ha suscitato stupore e ilarità, perché ho detto sì, ma non come quando il Lanciano è andato in Serie B. Questa è stata la risposta che ho dato alla giornalista che mi ha chiesto, emozionata, ma non come quella volta che il Lanciano ha vinto. Però insomma, non era una risposta da dare, se vogliamo, anche perché no, era la risposta giusta. Però era sentita. Professore, quella sera dopo la vittoria ci fu qualche telefonata che la rese particolarmente felice? No, niente di particolare, anche perché si è fatto molto tardi, la conferenza stampa durò tantissimo. Quando sono uscito fuori, Piazza San Marco era vuota, completamente vuota, e io ho camminato un po', tutti erano andati via, che la cena c'era stata, la cena di gala, c'era stato il giorno di gala, insomma, con i finalisti eccetera, la giuria il giorno prima. Niente, non ne sono telefonato, ho visto questi ragazzi, gli inservienti che stavano togliendo le transenne, le sedie, mi sono messo a guardare, poi loro hanno visto che c'è il Campiello in mano, quel pozzo che è pesantissimo tra l'altro, se io sono leggero invece è molto pesante per la pietra che sia onice. E quindi mi hanno battuto anche le mani, insomma, perché a Venezia è molto attaccato. Magari questo è stato più emozionante. Questo è stato emozionante, emozionante l'applauso che ho ricevuto entrando in albergo, molto tardi, erano le 2-3 di notte. È emozionante il fatto che camminando in un bar ho visto gli amici della casa editrice, Fabio Stassi, Rosalino Centini, Maria Grazia Bellisario, che sono degli amici carissimi. Quindi ho festeggiato con un panino e una birra, insieme a un americano ubriaco che stava lì, che ogni tanto mi abbracciava. E quindi questo è stato il festeggiamento. Nessuna telefonata, insomma, poi. Professore, una curiosità. Lei era un professore di storia e filosofia e poi ha scritto il primo romanzo. Come le è venuta voglia di scrivere un romanzo? Ma io in effetti la passione per la scrittura l'ho sempre avuta. Se vogliamo tornare molto molto indietro nel tempo, io quando ero un ragazzo, forse facevo le medie, non so, anche forse prima, avevo scritto un racconto ambientato nel West, con un cattivo e uno buono, insomma, no? Tipo una. E poi mi piaceva scrivere, poi al liceo leggevo molto, soprattutto la poesia, mi piaceva scrivere, provare a scrivere poesia, poi ho continuato, la poesia è stata sempre forse il primo amore, poi ho scritto dei racconti, il romanzo è stato un sviluppo di un racconto, i racconti l'ho sempre sviluppati, per esempio la storia di Liborio è molto particolare, perché Liborio nasce come protagonista di un poemetto, poi diventa un racconto breve, poi diventa romanzo. E così anche altri, come un cortile di parole, cioè mi viene a voglia di allargare gli orizzonti di una notizia, di un'idea, per cui leggevo da una parte che un signore, un muratore semi-analfabete a Rio de Janeiro aveva costruito una grande biblioteca raccogliendo libri dappertutto, è una storia vera. E poi ci ho scritto un cortile di parole, ci ho costruito, oppure altri racconti su episodi o su situazioni, cioè sempre partendo dalla realtà, perché la realtà è così piena di fatti, cioè la fantasia è molto meno ricca della realtà, basta sapersi guardare intorno, e quindi i racconti mi venivano
e mi piace insomma raccontare storie, inventare. Poi si tratta di trovare il codice giusto per scrivere, le parole giuste. Con Liborio ho fatto questa scelta della lingua un po' fatta di gergalismi, dialettismi, mezzo italiano, mezzo dialetto, quindi una cosa molto particolare. Forse quello è stato il segreto del successo del libro. Professore, adesso, dopo una vittoria così importante, è più difficile scrivere? Nel senso, sente l'ansia da prestazione? Ma no, assolutamente. Non lo sento veramente. Io continuo a vivere la vita di sempre, quotidiana, faccio le solite cose. Ogni tanto, spesso, sto al computer, rivedo alcune cose, rimetto a posto degli appunti. Mi piace molto leggere, quindi continuo a leggere, a scoprire autori nuovi. Ce ne sono tantissimi che non fanno parte così degli autori così televisivi, insomma, no? Quindi mi piace scoprire autori nuovi, anche di altri paesi. E poi ho il vantaggio di questo nuovo... di questa nuova situazione che si è creata col Campiello, ma anche un po' prima, a dire la verità, ci sono anche il premio Penne, altri, il premio Montale per esempio, di aver conosciuto tantissime persone. Questo è stato un grande, molti luoghi che non avrei mai visto, persone bellissime come quelle conosciute a San Gavino, a Monreale in Sardegna, a Riva del Garda, a Lucca, nei festival letterari, nei Book Pride che sono andati a Roma, a Genova, insomma, nelle librerie, gli incontri con i circoli dei lettori, gli incontri con i ragazzi di altre scuole, spesso via streaming a causa del Covid, però tutto questo è stata la ricchezza di un viaggio. È come cercare un'isola. E alla fine non è importante che tu trovi l'isola, ma è importante il viaggio che fai per arrivarci. Tutto questo è stato molto bello. Subito dopo la vittoria lei ha raccontato i mesi difficili della malattia. Io volevo leggere una dichiarazione che ha fatto lei. Lei ha detto: il 2017 è stato un anno molto particolare, praticamente l'ho saltato. Sono stato ricoverato al reparto di ematologia oncologica dell'ospedale Sant'Orsola di Bologna, dove sono ancora in cura. È stato un anno terribile. Sono entrato in una stanza il 3 febbraio e ne sono uscito il 23 dicembre. Il mio secondo romanzo era già pronto nel 2016, ma l'ho rivisto dopo un anno passato in ospedale. Già, queste sono parole che fanno venire i brividi, nel senso perché ci mettono di fronte al senso della vita. Che effetto fa risentire queste parole dette proprio da lei? Beh, io dico questo, cioè, mi fa molto, diciamo così, mi sviluppa un senso del pudore di non parlare tanto di queste cose, però a volte sono costretto, perché in effetti quando presento il libro c'è sempre qualche domanda che implica una risposta sul lavoro intorno al libro, perché il libro è come un essere vivente, è come una persona con cui sei a contatto continuamente. E quindi da questo punto di vista io quell'anno l'ho passato, spesso la notte, dormivo poco, insomma, e come mi dicevo, insomma, parlando con quelli che stavano vicino a me, tra una morfina e l'altra per il dolore, andavo a chiedermi: ma adesso cosa faccio succedere a Liborio, chi li faccio incontrare, come chiamo quel personaggio, ne faccio intervenire qualche... cioè io ci ho pensato molto, insomma. E quindi il libro, che era già scritto, è stato rielaborato oralmente in quell'anno di ricovero. E io devo dire soltanto grazie al personale di quell'ospedale, che è stato di una gentilezza e di un'umanità incredibile. Io credo che abbiano questo molto contribuito. Poi è stato un anno molto molto difficile, ho subito tutti i vari percorsi terapeutici, anche molto violenti, chemioterapici e così via, fino al trapianto. E devo ringraziare, insomma, mia sorella, che era compatibile con me, che mi ha dato una nuova vita, mi ha fatto rinascere. Mi ricordo sempre una fase del dottore, quando sono uscito dall'ospedale, mi disse: lei qualche anno fa questa storia non l'avrebbe raccontata, perché in effetti quello è un centro, il Seragno, di grande ricerca, non soltanto di cura. Ci sono scienziati, la clinica universitaria, fanno molta ricerca, e quindi tu ti ritrovi anche a essere oggetto di interventi anche sperimentali, di medicine, di terapie nuove, insomma. Poi sono stato fortunato, insomma, è lo stesso reparto dove c'è Mihailovic, l'allenatore del Bologna, e anche lui, insomma, ma tanti ne sono usciti, perché... Però insomma è stato un anno molto... a me mi fa sempre un po', perché ripenso quelle giorni, però ho trovato delle persone... Guarda, la cosa più bella, che forse io ho l'emozione più forte, questa veramente, è quando ho passato il libro a Bologna
E a un certo punto c'era un po' di gente, i miei ex studenti, poi Bologna è piena di lancianesi, quindi gli studenti sono venuti, e si è fatto un po' di spazio e ho visto la dottoressa che mi curava, che mi aveva curato, insieme ad altri del reparto, cioè sono venuti. Che bello. Con i camici a salutarmi, è stato un momento, guarda, non ho pianto, ma dentro ho pianto tantissimo, cioè vedere queste persone che per un anno mi avevano curato, venire a ascoltare e prestare il mio libro, è stato un momento molto bello. È servito anche quello, insomma, Liborio nasce anche così, da questa sofferenza. Bene. Professore, al Campiello lei... Cambiamo registro, diciamo, il favorito Francesco Cuccini. Mi viene in mente una cosa, è un po' come se una squadra piccola, tipo il suo Lanciano, battesse la Juve, il Milan o l'Inter? Beh sì, anche di, forse anche di più. Io questa volta, ecco, sono Sandro Frizzieri, ad Enzeno, siamo noi tre che sono lì in questo luogo dove abbiamo presentato i nostri libri. La Patrizia Cavalli è una grande poetessa, italiani di Roma, e poi c'è Cuccini con le sue ciabatte, insomma. Professore, lei che voto si dà come scrittore? Lei lo comprerebbe un libro di Remo Rapino? Io direi di sì, perché ci sono sempre dei tagli molto originali. In quanto cerco di scrivere, cerco anche di stupire me stesso. Sembra che a volte per cercare la parola ne cerco tante, insomma. No, poi questo aver trovato questo codice espressivo che è fatto in modo particolare, insomma, che è fatto anche di parole che usiamo nel gergo dialettale, che usiamo delle nostre parti, cioè le mie pagine sono piene di tante parole che appartengono, diciamo, al centro meridione, parole anche pugliesi, campane, siciliane, insomma, calabresi, e allora mi piace molto questa scrittura che è contaminata, un po' meticciata, insomma, in cui le parole, diciamo così, non sono mai pure. La mia è una lingua, come dire, la definisco una lingua guasta, una lingua, ma non è soltanto l'unica, ce ne sono tantissime, c'è tutta una corrente letteraria che si è mossa in questi ultimi anni in questo senso, e quindi mi incuriosisce. A me, cioè, di solito quando vado in libreria, ci vado spesso, sono sempre incuriosito da nomi di scrittori che non conosco, oppure di cui posso parlare soltanto raramente, nomi nuovi, cioè certi grandi li conosciamo tutti. Allora quel fatto che mi trovo di fronte un nome nuovo mi aiuta tantissimo, allora lo scelgo. Per esempio c'è un libro a cui sono molto legato, si chiama Sangue di Giuda di Graziano Gala, che poi oggi siamo amici, siamo conosciuti, poi i libri aiutano, sono dei ponti tra gli uomini, che io non conoscevo, però quel nome ho fatto una grandissima scoperta di un grande scrittore salentino, siamo stati insieme fino a qualche tempo fa, così, quindi se trovo una copertina che è scritto Remo Rapino, chi è sto Remo Rapino, dove è uscito, chi è? A me mi chiamano l'alieno. I grandi scrittori come Veronesi, Caro Figlio, che ho incontrato allo Strega in Salento, in dei festival. L'alieno perché, ma tu sei l'alieno, così mi dicevano, e te sì, perché è un nome anche abbastanza anonimo, insomma, da questo punto di vista, no? A certi nomi, Sandro Veronesi, no? No? E come c'è Alvaro Vitale, George Clooney, non è la stessa cosa, però anche Alvaro Vitale ha la sua dignità, e quindi se compro un libro col mio nome così anonimo, lo comprerei per curiosità, poi vediamo che succede. Vediamo che succede, e io le faccio vedere questa foto perché il suo libro ha avuto tanti apprezzamenti ed è diventato anche un docufilm grazie al lavoro del direttore di Rete 8 Carmine Perantuono e del nostro regista, il bravo Antonio Dottavio. Bravissimo. E potrebbe diventare anche un film questo libro. Se l'aspettava tutto questo successo? No, adesso le cose sono venute via, ma c'è anche il teatro, insomma sono tante cose che sono accadute intorno a questo Buon Figlio Liborio. Da una delle prime sere che ho presentato il libro a Torino c'era un signore che, a dirlo, insomma, sembra una barzelletta, ma in effetti è vero, che venne in libreria e mi disse: io sono venuto per curiosità perché io mi chiamo Bonfiglio Liborio. Si chiamava Bonfiglio Liborio ed è origine pugliese. Io ho detto: mi dia i documenti perché non ci credo. Ed era vero. Poi Liborio è diventata una marionetta, un ragazzo che di Lanciano. Mi ha anticipato, professore, mi ha anticipato. E diventerà, ecco, vedi, se l'immagina così. Liborio. E lui sta cercando di fare anche gli altri pupazzi per fare un teatro dei burattini, sarebbe bellissimo per i bambini, perché Liborio si presta a tante storie. Liborio è diventata una piadina.
all'angiona con salsicce di fegato e cime di rape, è un po' forte come sapore, insomma, però la piedina Liborio, e un cantautore genovese, Federico Sirianni, tra l'altro amico di De André, ha scritto una canzone, Coccia Matte si chiama, che fa inserito in una, molto bella, una parata molto bella. Quindi Liborio, poi si sta lavorando anche al teatro, dovremmo fare insieme a Paolo Rosato, Rossella Mattioli, una lettura scenica al Fla di Pescara a metà novembre, e ci sono autori che hanno, e poi c'è anche il cinema. C'è un regista bolognese che ho conosciuto tempo fa a Bologna, che ha preso contatto con la Minimum Fax. Ci sono anche attori come, famosi come Guanciale ed altri che hanno contattato la casa editrice. Insomma, Liborio esiste, solo che fare un film è molto complicato. Il docufilm è stata un'esperienza bellissima, perché è fatta tra amici, no? Antonio, Carmine e così via, Alessandro Lanci per le riprese. È stata una cosa molto molto simpatica e inaspettata anche, perché poi in effetti c'è, correva tra l'immaginario e la realtà, insomma, perché quei luoghi, quei posti, quei portoni erano e non erano allo stesso tempo. Che Liborio è un personaggio inventato fondamentalmente, però tutte le cose che sono vere, le cose che gli accadono e i personaggi e i luoghi, quindi le cose vere, i luoghi veri rendono vero pure Liborio, storicamente è così, e quindi è stata molto un'esperienza. Poi il Flaiano, il Pegaso d'Oro, insomma è stata una sorpresa molto molto, una delle tante, che non mi, veramente, io sono sincero, c'è questa, ma poi anche quando vado per Langiano, volte passo e dico, oh Libò, mi chiama, allora, l'hanno ribattezzata, c'è questa identità, insomma, per cui anche se Libò cammina per conto suo, adesso vedremo che cosa accadrà con l'altro libro, però insomma sono molto contento degli sviluppi che ha avuto. Professore, siamo in chiusura, però questa foto ci tenevo a mostrarla. Questa è una foto storica, qui siamo, purtroppo molte di queste persone non ci sono più, molti cari amici, altri sono lontani, non so neanche dove siano. Dove eravamo? Qui siamo a Lanciano e credo che sia il piazzale della stazione verso la villetta comunale, ed era, se ben ricordo, una festa dell'unità del 76, perché si fece questa festa dell'unità nel 77, che il 75 ero militare, quindi non potevo essere, quindi i capelli lì mi erano ricresciuti, i baffi pure, la barba, quindi sto vicino al... questo signore che era, si chiamava Gianfranco, e di Molfetta, e tutti, ora insomma rivedere così questa foto, anche dai colori, insomma, questi color seppia del senso del tempo che è passato. Però visto tempo... che era la festa dell'unità, mi viene in mente una cosa, ma le hanno mai chiesto di candidarsi? Un sacco di volte. E cosa ha risposto? Dunque, io sono stato candidato una volta perché avevo bisogno di 15 giorni perché ero militare. Allora, in quel caso? Nel 75 fui candidato, ma stavo lì sopra, quindi sì, mi sono candidato nel 93 insieme a un gruppo di amici in cui si sperava veramente, e il discorso era molto 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 giusto, e l'orizzonte su cui ci si muoveva era molto corretto, solo che purtroppo ci fu una spaccatura e quell'anno successe che due liste presero quasi il 40% e per poco non giunsero al ballottaggio, per cui l'anno in cui vinse poi la destra a Lanciano, e quello fu l'aro dal 93 ha lasciato, ma anche prima, però quella volta è stato terribile perché sono state dei personalismi che io sono un grande sognatore, io sogno tantissimo, anche a occhi aperti, perché la mia generazione è una generazione che ha sognato tantissimo, che è volata alta, è caduta, si è rialzata, è ricaduta ancora, ha fatto di viaggi e di naufragi, questa è la... però quando la parola politica mi spinge al realismo più realistico possibile, se si può parlare bisogna essere realisti, non si può, quindi sognare attraverso la realtà, e quindi... Sì, mi hanno anche candidato, lo dico adesso, dopo il Campiello, come volevano candidarmi come sindaco, ma ormai a una certa età, voglio dire, non era più il caso, e poi non sono distante da certe cose. Mi dispiace soltanto che la politica sia degenerata su atteggiamenti che non riesco a capire a volte, molto personalistici, molto, molto squallidi, molto, molto falsi, insomma. Una volta... si era più seri, quando si dava la mano a una persona la si stringeva, significava qualcosa, adesso si ricorre a tutti i mezzi e mezzucci e questo non lo sopporto, a volte sono anche molto, reagisco anche male a certe situazioni, come in questi ultimi tempi, quello che sta accadendo, insomma, io credo che un minimo di verità e di onestà intellettuale sia necessario, proprio per fare politica.
però purtroppo evidentemente la penso in modo diverso da... Però ci sta anche qualcuno che dà speranza, insomma, specie tra i giovani, insomma. Speriamo allora. Purtroppo il tempo è tiranno e siamo in conclusione. Io avrei avuto tantissime altre domande al professor Rapino e speriamo di riaverlo ancora ospite qui con noi con Volentieri. Il prossimo romanzo. Grazie sì. per essere stati con noi, grazie professor Rapino, grazie vi aspettiamo grazie. Martedì prossimo con Storie, le emozioni della vita.